Ciao Tuberi, purtroppo sono Filippo Altroquando e mentre il film di Deadpool con protagonista Ryan Reynolds sbanca al botteghino, vi parlerò di quello che succede dietro lo schermo e di quella che forse è la versione ancora più trasgressiva del personaggio. Deadpool, che potremmo tradurre Totomorte, è un antieroe molto legato all'universo fumettistico dei mutanti, anche se di fatto non è uno di loro. Nasce all'inizio degli anni 90 a opera dello scrittore Fabian Nicizza e del famigerato disegnatore Rob Liefeld e ha tutte le carte in regola per essere un aborto annunciato. In principio, infatti, Wade Wilson, così si chiama, avrebbe dovuto essere la parodia del villain DC Deathstroke, all'anagrafe Slade Wilson, anche lui un mercenario, anche lui amante delle sciabole e con un look che parla da solo. Tu sei me, solo senza lacerazioni e corpi estranei. Potresti semplicemente morire, per favore. Perché odi te stesso così tanto? Ma nonostante le premesse non proprio felici, succede qualcosa. Deadpool si libera progressivamente delle sue ingombranti parentele editoriali e inizia a sviluppare un carattere tutto suo. Wade Wilson non è un mutante, ma le sue abilità derivano dallo stesso progetto Arma X che ha generato Wolverine e che ancora continua a seminare turpitudini in giro per il cosmo Marvel. Malato terminale di cancro, Wade prende parte a un esperimento che dovrebbe curarlo, ma che di fatto lo trasforma in un essere indistruttibile, anche più dello stesso Wolverine. Nel suo caso è come se il fattore rigenerante si fosse ibridato con le cellule tumorali, una produzione di vitalità senza fine che lo rende fisicamente mostruoso e virtualmente immortale, scompensando anche i suoi neuroni e rendendolo completamente pazzo. Deadpool è l'incarnazione della petulanza irriducibile che sfreccia tra le trame Marvel con un ruolo dissacrante. Wade Wilson è un mercenario che in passato ha fatto spesso coppia con Cable, altro personaggio creato graficamente da Rob Liefeld, infiltrandosi nelle trame degli X-Men e degli altri mutanti. Nel tempo, però, le sue caratteristiche lo hanno reso un antieroe molto particolare e oggi potremmo definirlo la faccia surreale del mondo Marvel, fornito di una parlantina mitraglia che snocciola continui riferimenti alla cultura pop americana. Deadpool ricorda personaggi dei cartoons come il Will Coyote della Warner, in grado di subire di tutto, può essere arso vivo, essere fatto a pezzi e tornare sempre intero. Altra caratteristica di Deadpool è quella metafumettistica, l'abbattimento della quarta parete. In passato lo sceneggiatore John Byrne aveva donato a She-Hulk, la cugina di Bruce Banner, la consapevolezza di essere un personaggio dei fumetti. Nello stesso modo, Deadpool dialoga direttamente con il lettore, commenta l'assurdità delle trame in cui è coinvolto e stabilisce una complicità diretta con il suo pubblico. Ma la lettura forse più trasgressiva è stata fornita dallo scrittore David Latham, che ricordiamo per Stray Bullets, e dal disegnatore Kyle Baker per la linea Max della Marvel, rivolta a un pubblico maturo. La vicenda non è ambientata nel cosmo Marvel tradizionale e ci presenta un'interessante lettura della follia di Wade Wilson, qui presentato come un sicario squilibrato usato come strumento dei servizi segreti. Un Don Chisciotte convinto di combattere un'organizzazione segreta, l'Hydra, che esiste forse soltanto nella sua mente. Un mercenario letale e sfigurato che vive in una struttura sanitaria cui la CIA affianca Bob, un giovane agente segreto, suo personale Sancho Panza, con il compito di indurlo a eseguire missioni complesse, persuadendolo di stare combattendo i suoi personali mulini a vento. A metà strada tra hard boiled e psichedelia, il fumetto di Latham ci fa chiedere: quel che vediamo sta accadendo davvero o solo nella testa incasinata di Wade Wilson? In questo divertente incubo incontriamo anche altri personaggi Marvel in versione alternativa, come Cable, misterioso figuro che afferma di venire dal futuro, o è solo un altro malato di mente? La bella Domino, sempre che sia chi dice di essere, e non una ninfomane squilibrata.
Persino una versione femminile di Taskmaster, addestratore di Wade, che lui chiama mamma. Tutto è ambiguo, surreale, sfuggente, tutto è sporco, trasognato e tutto gronda sangue. Più del solito. I disegni di Kyle Baker, artista a cavallo tra l'underground e il pop, contribuiscono a un'atmosfera che più allucinata non si può. Deadpool è usato come un jolly delle carte in un racconto dove la pazzia e gli elementi di irrealtà permettono di esplorare scenari narrativi fuori dagli schemi abituali. Scenari che potremmo definire quasi irrealistici se non fosse per la patina demenziale, alienante che pervade tutto il racconto. Questo perché Deadpool, più di altri personaggi Marvel, si presta a una lettura varia, in grado di spaziare in forme differenti. Leggete questa saga, edita in volume dalla Panini Comics, e commentatela. Iscrivetevi al canale, un pollice in su, e ci si becca in un altro quando. Bamf!